Il mio testo, La Lanterna Magica, edito da Zecchini, si può collocare nel filone degli studi culturali, che, sviluppati dalla metà del secolo scorso, costituiscono oggi un importante campo di interesse per l'indagine dei rapporti tra musica e letteratura. In 35 percorsi, che spaziano dalla letteratura moderna europea ai miti dell'antichità, attraversando satira e follia, fantasmagorie barocche e rime d'amore, ma anche cosmogonie platoniche e allegorie, ricezioni letterarie e paesaggi sonori, ho voluto personalmente offrire un possibile approccio interdisciplinare, più ampio e variegato possibile, allo studio musico-letterario, ossia quell'artefatto estremamente complesso qual è l'integrazione tra musica e parola. Le mie ricerche rivolgono attenzione costante all'interazione continua della musica con l'espressione verbale, declinata nelle più varie forme letterarie, dal racconto alla poesia al mito. La premessa è che la relazione e dunque il dialogo tra i due campi debba fondarsi sempre sulla condivisione di un linguaggio comune, sia esso di tipo verbale, sintattico o puramente simbolico. I 35 capitoli contenuti nel libro non pretendono di trattare nella sua interezza la materia, che per sua natura si presenta magmatica, inafferrabile ed inesauribile. Ogni capitolo è volutamente strutturato come un percorso mirato e differente dagli altri. La differenza non concerne solo l'argomento trattato, ma anche lo stile e il metodo di ricerca. Questa varietà offre al lettore la possibilità di considerare ogni capitolo come un vero e proprio reticolo di intersezioni, ossia un materiale ricco di collegamenti vari e non scontati, in grado di fornire nuovi spunti di riflessione. Inoltre, i capitoli, sebbene siano stati disposti cronologicamente, non necessitano di una lettura conseguenziale. Infatti, i capitoli seguono tre principali categorie. La prima è il rapporto tra musica e letteratura, un rapporto paritario, e questa categoria comprende tutte le combinazioni e le simbiosi tra le arti, specialmente riguardo la musica vocale. La seconda categoria è la presenza della letteratura nella musica, come nel caso della musica strumentale associata a un determinato contenuto letterario, o nel caso della musica a programma. La terza categoria è la presenza della musica nella letteratura. Quest'ultima può comprendere sia l'analisi degli aspetti musicali del parlato, la cosiddetta musicalità della parola, oppure il tentativo di riprodurre una determinata esperienza musicale in un contesto letterario ben preciso. È il caso del suono di carta. Il docente potrà apprezzare il mio libro in quanto occasione didatticamente stimolante per realizzare possibili percorsi di ascolto stimolati dalle più interessanti suggestioni letterarie. Ma anche il musicista potrà apprezzarlo come fonte di approfondimento culturale e letterario, ricco di informazioni sul repertorio strumentale e vocale. Il letterato, inoltre, vi troverà suggerimenti e analogie con brani o aspetti musicali insoliti.